ricetta prevede una, un petto di faraona appunto scaloppato, con, servito su, su un lettino di pan brioche, e una mousse con i fegatini sempre della faraona, servito con una salsa barsala e una gelatina al barolo. Quindi saranno dei contrasti, il dolce del fegatino con l'acido del vino rosso e appunto il tenero della, della faraona. Diciamo che è l'alimento principale per la dieta, perché nonostante tutti dicono la carne fa male, provoca grandi malattie eccetera eccetera, mentre la carne è ricca di grassi saturi che ci permettono di apportare delle proprietà nutritive alla nostra dieta che altrimenti non sapremmo dove andare a mettere. Andremo a dividere i petti di faraona in due parti, eliminando l'archetto e del collo, olio extravergine, avete nel forno almeno. Questi cuociono circa 20-25 minuti. Il profumo è allergico all'aglio, è sicuro benissimo. Allora, mettiamo il nostro barsala, mettiamo un posto di sale, e metà lo beviamo dopo. Per fare la gelatina al barolo mettiamo metà acqua, metà vino rosso. Batte molto molto rapido, La cosa che mi piace la mettiamo la morbidire nell'acqua fredda, dopodiché la strizziamo. Assolutamente si fa 20 grammi per litro. La mettiamo poi su un piano freddo, quello è caldo con me, e la facciamo portare in abbattitore. Cipolla a piacere, aglio a piacere, come vogliamo. Facciamo cuocere, rosolare i nostri fegatini nel burro, li portiamo a cottura, ci vorrà circa un quarto d'ora. Il risultato finale è questo. Almeno 12 ore una notte.